cartoncino blu e il cartoncino colorato. Quindi il cartoncino blu mi serve da, si chiama Passepartout, e fa da cornice al foglio dentro. Quindi prendo la colla, metto la colla e, cercando di prendere la parte centrale, applico il foglio colorato sul foglio blu. Bene? L'alberello, il mio alberello è più piccolino, ma non fa niente, è solo un esempio. Prendo 4 pezzetti di nastro, a me il nastro è blu, il vostro è dorato, metto la colla, incollo. E poi taglio le parti che sono in più. Con l'alberello, diciamo, con le sue addobbi, piego il foglio, il biglietto a metà, la parte centrale, quindi riapro il biglietto, metto la colla e appoggio quindi l'alberello sulla piega del biglietto. Per fare la stella
facciamo la stella così, coloro. E ritagliamo. Bene, ho fatto la scritta buone feste. Ovviamente ho utilizzato l'Uniposca, perché comunque con l'Uniposca è più, il colore è più acceso, si vede di più ovviamente. Però ho realizzato quindi fiocchetti sopra i pacchi regalo. I pacchi regalo possono essere di più. Li ho fatti quindi con i pezzettini di carta, piegando questi pezzettini, ok? Ho realizzato la stella, ho messo un nastrino che comunque può essere un modo per rendere, per appendere questo vostro biglietto, che è un biglietto un po' particolare. Bene, buon divertimento!